Allarme bomba oggi 6 febbraio a Sanremo. I carabinieri hanno interrotto il passaggio tra via 20 settembre e piazza Colombo, proprio davanti al Palafiori, dove si trova la sala stampa radio e tv, per accertare l'origine di un pacco sospetto che è stato segnalato in strada. L'allarme sembra essere arrivato proprio mentre era ancora in svolgimento all'Ariston la conferenza stampa di presentazione di questa 67esima edizione del Festival di Sanremo. Momenti di panico e concitazione tra giornalisti, passanti e curiosi, mentre gli artificieri giunti tempestivamente sul posto sgombravano la strada e allontanavano le persone per effettuare i dovuti controlli. Il Palafiori è stato evacuato e l'ingresso alla struttura è stato impedito. Fortunatamente è di pochi minuti fa la notizia che il pacco sospetto abbandonato in un'aiuola conteneva soltanto dei volantini del festival indirizzati al direttore di un giornale online locale. Tutto è tornato alla normalità nel giro di circa un'ora dall'allarme. Casa Sanremo, il Palafiori e l'Ariston sono così tornati ad aprire le porte.